sentito dire, appunto, sentiamo dire tante cose e qualche volta non sappiamo come orientarci, che il virus forse sta perdendo forza oppure sta mutando, è così? Oppure le chiedo, è possibile, e questo naturalmente lo analizzate e lo verificate e lo osservate voi, che il virus si stia adattando nei nostri corpi in maniera diversa? Allora, al momento non c'è nessuna prova scientifica di una mutazione significativa di questo virus, nel senso che per dire che un virus si è adattato bisognerebbe prendere il virus, sequenziare questi virus, identificare una mutazione e dimostrare che questa mutazione lo ha reso più debole. Questo ad oggi non c'è assolutamente. Quindi è più probabile, in assenza di un dato scientifico di questo genere, è più probabile pensare che è la gestione del paziente che è migliorata. Cioè, nel senso, quando noi eravamo nel picco della pandemia, nelle settimane terribili che abbiamo vissuto, era molto più difficile gestire i pazienti, c'era un affollamento a livello degli ospedali, quindi una maggiore mortalità, perché di fatto quando le cose sono così difficili, caotiche e complicate, la mortalità aumenta. Inoltre non si conosceva bene la patologia associata a questo virus, mentre oggi si riesce a capire da subito che tipo di paziente abbiamo di fronte e come dobbiamo trattarlo. C'è inoltre un ruolo importantissimo della medicina del territorio, no? Che adesso che la situazione e di nuovo sotto controllo sta funzionando bene, cioè il medico di famiglia che si prende cura del paziente, non c'è immediatamente il ricovero in ospedale, il paziente insomma viene seguito già da subito dalle prime fasi, per cui la malattia viene presa in tempo. È questo più che altro che sta funzionando. Poi se tra qualche mese qualcuno fa le sequenze dei virus e dimostra che effettivamente c'è stato un adattamento, ben venga, cioè non è impossibile, però ricordiamoci che non serve solo un adattamento. Serve anche che quella mutazione buona venga selezionata da un punto di vista evolutivo, quindi ci deve essere un motivo per cui questo virus diventa più buono, magari perché diventa più contagioso, cioè ci deve essere una ragione per cui questa mutazione venga selezionata. Ad oggi non c'è nessuna dimostrazione in questo senso. Ecco, perfetto.